Benvenuti. Il programma che vedrete tra poco è molto particolare per varie ragioni. Intanto perché ci riguarda direttamente, la nostra storia è quello che ognuno di noi ha attraversato dal concepimento fino all'età adulta per diventare quello che è. La seconda ragione è che per raccontare questa storia sono state realizzate animazioni grafiche di qualità eccezionale, raramente viste. Volti che si modificano in modo impercettibile, cambiando gradualmente età, realizzati con una tecnica perfetta, ma anche organi umani che sembrano veri. Viaggeremo all'interno del corpo umano con la sensazione di vedere realmente il cuore, i reni, il cervello, i polmoni, gli intestini, come se fossero reali. In realtà sono stati realizzati con la computer graphic, tranne in pochissime scene che saranno opportunamente segnalate come quella dell'ovulazione. Quindi non impressionatevi per le cose che vedrete, perché nessuno è stato squartato, nessuna telecamera è stata inserita dentro un corpo umano vivo, è tutto virtuale. In un certo senso gli autori del programma hanno fatto con il computer quello che facevano nel Settecento i grandi artisti anatomisti con la cera. Forse vi è capitato di visitare un museo di cere anatomico o di vederne delle immagini fotografiche o televisive. Sono corpi umani aperti, squartati per così dire, che permettono di vedere l'interno con i muscoli, i tendini, le ossa, i nervi, eccetera. Nel documentario tutto è molto più realista, con l'aggiunta anche di movimenti di liquidi, di poltiglie varie. Ma proprio questo è per la prima volta, credo, che permette di raggiungere un effetto così verista. Al di là delle immagini, comunque, è la storia della vita raccontata dal protagonista stesso, cioè il corpo umano. Vediamo. Un neonato nei primi mesi di vita. Questo è il momento in cui prendiamo coscienza del mondo che ci circonda e cominciamo ad esplorarlo. L'infanzia è un periodo di rapida crescita, sia esterna che interna. Il corpo umano è un miracolo di progettazione microscopica. Organi minuscoli, completi e funzionali, ciascuno dei quali è costituito da miliardi di cellule perfette. Senza le cellule, che sono le particelle elementari del nostro organismo, non ci sarebbe la vita. Migliaia di miliardi di cellule che lavorano in perfetta armonia. All'interno di ogni cellula c'è lo stesso formidabile motore, un dispositivo che indica alla cellula come svilupparsi e quali funzioni svolgere. Parliamo del DNA, un corredo che varia da individuo ad individuo. Il DNA è il modello chimico della nostra identità, il manuale di istruzioni grazie al quale ogni nuovo organismo può affrontare l'avventura della vita. Il DNA non determina solo l'aspetto e la personalità, ma anche la durata della nostra esistenza. Da esso dipende la nostra crescita, il nostro sviluppo, la nostra maturazione e persino la nostra morte. Ma la vita umana è influenzata anche dall'ambiente che ci circonda e dalle persone che ci vivono accanto. La vita al di fuori del ventre materno è veramente una grande sfida. Nonostante la madre provveda a tutti i suoi bisogni, il neonato non è in grado di regolare la propria temperatura corporea. Nel ventre materno c'erano 38 gradi, nella stanza solo 18, e il calo termico rappresenta uno shock per il piccolo organismo. Questo avviene perché la regione del cervello preposta al controllo della temperatura, l'ipotalamo, è ancora poco sviluppata. Il cervello del bambino è sotto pressione.
sta già compiendo 100.000 miliardi di operazioni simultanee al secondo. L'ipotalamo non è in grado di gestire anche il controllo della temperatura corporea. In questo momento, il bambino è a rischio di ipotermia. La telecamera ad infrarossi mostra lo sforzo compiuto dall'organismo per trattenere il calore. La temperatura corporea del bambino si sta abbassando. Le zone gialle mostrano i cali termici più consistenti. Fortunatamente il nostro organismo sa come arginare il pericolo, perché è dotato di uno strato sottocutaneo in grado di trattenere il calore, il tessuto adiposo. Non si tratta di grasso normale, ma del cosiddetto grasso marrone, riscontrato negli organismi animali in letargo. Più di un semplice strato isolante, questo tessuto è costituito da cellule speciali, capaci di autogenerare il calore. Gran parte del grasso si scioglierà poi, quando l'ipotalamo giungerà a maturazione e presiderà definitivamente alla regolazione della temperatura corporea. A pochi giorni dalla nascita non sappiamo granché del mondo che ci circonda. Tutte le azioni che compiamo sono dettate dall'istinto, persino l'allattamento al seno. Il latte materno fornisce tutto il nutrimento di cui abbiamo bisogno e ne beviamo circa mezzo litro al giorno. È ben più di un alimento altamente energetico, perché rappresenta una difesa dalle insidie nascoste. Il mondo, fuori dal ventre materno, è cosparso di batteri, invisibili e potenzialmente letali. La pelle del bambino è costantemente bombardata dagli attacchi batteriologici. La quantità di batteri è 10 volte superiore alle cellule presenti sulla superficie esterna e all'interno del suo organismo. Il sistema immunitario del bambino è ancora in fase di sviluppo e non è in grado di contrastare le infezioni autonomamente. Ed è qui che entra in scena il latte materno, la migliore difesa dal potenziale rischio di infezioni. Il contatto diretto tra madre e figlio rappresenta la prima vera immunizzazione del neonato. Il sistema immunitario della madre crea degli anticorpi in grado di contrastare i batteri. Quindi, in un vero capolavoro di ingegneria naturale, la madre trasmette i suoi anticorpi al bambino durante l'allattamento. Finché il sistema immunitario del neonato non sarà perfettamente sviluppato, sarà questa la sua difesa. L'allattamento crea un legame indissolubile tra madre e figlio. Un legame che sosterrà il bambino durante l'infanzia, una fase in cui il mondo esterno è ancora tutto da scoprire. In tenera età, persino il percorso da casa al supermercato produce un sovraccarico sensoriale. È una confusione di suoni, colori e odori. All'interno delle cavità nasali, le terminazioni dei nervi olfattivi oscillano, mosse dal flusso d'aria inalata. Percepiscono la presenza di sostanze chimiche e mandano un impulso elettrico al cervello. Il cervello, a sua volta, capta e decodifica il segnale. L'olfatto di un bambino è molto sensibile. Impara molto presto a riconoscere gli stimoli olfattivi esterni
ed è in grado di identificare la madre dall'odore. Il mondo esterno, questo ambiente così strano e sconosciuto, è anche piuttosto rumoroso. Il bambino è bombardato da centinaia di suoni nuovi. Le onde sonore determinano la vibrazione del timpano. Gli impulsi captati dal timpano, poi, giungono agli ossicini, che vibrano per simpatia. Si tratta delle ossa più piccole del nostro corpo, talmente piccole da non superare le dimensioni di un polpastrello. E rimarranno di questa grandezza per tutta la nostra vita. Ma senza di essi non sentiremmo alcun tipo di rumore. I tre ossicini sono gli amplificatori dell'orecchio. Aumentano di 22 volte l'intensità del suono percepito. Le vibrazioni amplificate giungono quindi all'interno della cavità auricolare, la coclea. Il dotto cocleare è ricoperto di ciglia microscopiche che vibrano al passaggio dello stimolo acustico. Sulla parete superiore si trovano le ciglia preposte alle frequenze basse, mentre su quella inferiore ci sono le ciglia più delicate, adatte a captare le frequenze più alte. Ciascuna di queste ciglia è 200 volte più sottile di un capello. Col passare del tempo, i suoni più acuti danneggiano le ciglia. Ma nell'orecchio di un neonato, tutti i dispositivi funzionano al massimo delle loro potenzialità. L'udito è in forma smagliante. Per quello che riguarda la vista, è tutto un altro discorso. Il mondo è sfocato e senza colore. L'occhio non è ancora perfettamente sviluppato, non riesce a soffermarsi a lungo sugli oggetti e il cristallino non è ancora in grado di mettere a fuoco. Il cristallino proietta le immagini capovolte. Ci penserà il cervello poi a correggerle. La vista dei neonati non è ancora a colori perché la retina, la membrana più interna dell'occhio, non è ancora sviluppata. La retina è composta da due particolari tipi di cellule, i coni e i bastoncelli, che trasformano la luce in impulsi elettrici. Quelle preposte al rilevamento del colore, i coni, sono ancora in fase di sviluppo ed è per questo che vediamo ancora le immagini in bianco e nero. Dalla retina i segnali viaggiano nel nervo ottico e giungono alla corteccia cerebrale, che rielabora le informazioni visive. La vera sfida ha inizio quando l'immagine giunge al cervello, che non ha ancora imparato ad interpretare i dati. Ma ben presto le cose cambieranno. Dal secondo mese di vita saremo in grado di distinguere le forme e i colori. Dal quarto riusciremo a riconoscere i tratti somatici. E all'ottavo mese la nostra vista raggiungerà i 10 decimi. Durante l'infanzia l'occhio vive un'altra incredibile trasformazione. Alla nascita gli occhi del bambino sono blu, ma gradualmente le cellule dell'iride iniziano a produrre una speciale pigmentazione. L'iride attinge così a una tavolozza dalle sfumature infinite, determinando il colore che rende il nostro sguardo unico al mondo. Ma i cambiamenti sono innumerevoli in questa fase. Nel
Nei primi 3 mesi di vita, il peso corporeo del bambino aumenta mensilmente di 1/4 rispetto al peso che aveva alla nascita. Fortunatamente, la crescita rallenta. Se ciò non avvenisse, peseremmo 137 tonnellate al compimento del 4º anno d'età. Più o meno quanto una balenottera azzurra. A 8 mesi tutti i sensi funzionano alla perfezione e cominciamo ad esplorare il mondo. Il senso più utilizzato in questa fase è il tatto. Quando tocchiamo un oggetto, i recettori presenti sui polpastrelli mandano gli impulsi elettrici ai nervi sensoriali sottocutanei, che li trasmettono prima alle braccia, poi al midollo spinale e infine al cervello. Gli impulsi sono fulminei, viaggiano ad una velocità di 320 km orari e talvolta accelerano improvvisamente. Il corpo reagisce alle sensazioni di dolore, come il calore intenso, prendendo una scorciatoia. Il midollo spinale intercetta i segnali dolorosi e rimanda immediatamente un riflesso automatico che allontana la mano dalla fonte di dolore. I recettori sensoriali sono presenti su tutto lo strato epidermico, ma alcune zone sono più sensibili di altre. Le mani, il viso e la bocca. Solo sulla lingua ci sono almeno 9.000 recettori. Ed è per questo che i bambini usano la bocca per esplorare il mondo che li circonda. Ma tutto quel rosicchiare è determinato anche da un altro motivo. Stanno spuntando i denti da latte. I denti decidui si sono formati all'interno della gengiva in fase prenatale e ora spuntano uno dopo l'altro. È un processo doloroso ma necessario. D'ora in poi potremo passare al cibo solido. La digestione comincia in bocca. I denti triturano il cibo. Poi delle speciali ghiandole sublinguali producono saliva, contribuendo ad impastare la poltiglia. La saliva, inoltre, lubrifica il cibo durante il viaggio di 12 ore attraverso i 4 metri dell'intestino. Dallo stomaco il bolo passerà nell'intestino tenue e poi in quello crasso. All'età di 1 anno il bambino comincia a esplorare il mondo esterno, acquisito una capacità fondamentale che rivoluziona il suo rapporto con l'ambiente. Ha imparato a gattonare, cioè a muoversi appoggiandosi sui 4 arti, o anche a camminare. E questo vuol dire che non sono più gli oggetti a andare da lui, ma è lui ad andare verso gli oggetti. Dopo un lungo periodo di immobilità dentro una carrozzina, comincia ad andarsene in giro, a guardare, a scoprire e a toccare. È una conquista graduale che non finirà più. Se riesce a gattonare è perché la sua struttura ossea è diventata più robusta, un processo indispensabile dal momento che il suo peso ora è aumentato. Ecco come avviene il cambiamento. Alla nascita, lo scheletro del bambino è composto per lo più da cartilagine, il tessuto di cui sono fatte le orecchie. La cartilagine è flessibile e permette al bambino di scendere con facilità lungo il canale del parto. Ma dopo la nascita, l'eccessiva flessibilità dello scheletro diventa un problema. La cartilagine è troppo fragile per sostenere l'organismo in crescita e proteggere gli organi vitali.
La cartilagine quindi si indurisce gradualmente fino ad ossificarsi. Delle cellule chiamate osteoblasti producono dei minerali che contribuiscono all'indurimento del tessuto osseo. Tra alcune ossa si produce addirittura una fusione. Alla nascita il bambino presenta degli spazi membranosi nel cranio, che consentono alle ossa di adattarsi alla crescita rapida del cervello. Durante il primo anno di vita, queste membrane, dette fontanelle, si chiudono gradualmente, completando finalmente la struttura cranica. Con lo sviluppo osseo, il desiderio di esplorare diventa naturale. Stiamo per porre una pietra miliare del ciclo vitale, i nostri primi passi. Il segreto per camminare non è la forza, ma l'equilibrio. E il mistero dell'equilibrio è nascosto all'interno della cavità auricolare. Oltre agli ossicini, le ossa preposte all'udito, nell'orecchio ci sono tre canali semicircolari. Ogni canale ha le dimensioni di una monetina ed è orientato verso uno dei tre piani di movimento. I canali semicircolari fanno parte dell'orecchio, ma non hanno nulla a che vedere con l'udito. Contengono un liquido, l'endolinfa, e funzionano esattamente come una livella. Indicano cosa c'è sopra e cosa c'è sotto. Il liquido contenuto al loro interno colpisce le ciglia che ricoprono il condotto cocleare. Le ciglia trasmettono al cervello la nostra posizione nello spazio e la direzione verso cui ci muoviamo. Ci consentono quindi di bilanciarci e assumere la posizione eretta. Una volta padroneggiato l'equilibrio, siamo pronti a muovere i primi passi. Ora possiamo andare dove vogliamo e, soprattutto, agire. Il passaggio dall'infanzia alla fanciullezza coincide con l'inizio dell'età formativa, durante la quale il cervello e il sistema immunitario verranno messi a dura prova. Dall'infanzia alla fanciullezza, la crescita continua e il bambino impara a camminare sulle proprie gambe. Ora lo attende una sfida straordinaria: imparare a parlare. Molti di noi imparano a parlare al compimento del primo anno di età, ma è dai 2 anni che il bambino apprende 10 parole nuove al giorno. Quella che vedete è l'area di Broca, una parte dell'emisfero sinistro del cervello coinvolta nell'elaborazione del linguaggio. Grazie a quest'area siamo in grado di produrre le frasi e dar voce ai pensieri più complessi. La parola è ciò che distingue l'uomo dagli altri animali. Parlando possiamo condividere concetti e idee e comunicare non solo a gesti, ma raccontando. Durante lo sviluppo cerebrale acquisiamo altre caratteristiche tipiche degli esseri umani. La coscienza dell'identità e dell'individualità. La capacità di pensare con la nostra testa. Diventiamo consapevoli di noi stessi in quanto individui.
e iniziamo ad immagazzinare dei ricordi che dureranno per tutta la vita. La fanciullezza è un periodo straordinario. Pochi altri mammiferi passano tanti anni della loro vita preparandosi all'età adulta. Per gli animali è uno spreco di tempo prezioso. Alla stessa età, in rapporto, molti mammiferi, tra cui i cani, sono già in fase riproduttiva. Per gli esseri umani è tutta un'altra storia. La cadenza temporale regolata dal DNA ritarda la maturazione sessuale dell'uomo per consentire una tappa fondamentale: l'apprendimento. Serve più di un decennio per acquisire le capacità necessarie a diventare adulti ed essere in grado di procreare. Durante la fanciullezza siamo pronti ad imparare. Il nostro cervello è costituito da un agglomerato di 100 miliardi di cellule cerebrali, dette neuroni. Nel complesso, generano una quantità di elettricità tale da mantenere una lampadina accesa per un giorno intero. I neuroni comunicano tra loro mandando impulsi elettrici, e ogni impulso rappresenta la minuscola frazione di un pensiero o di un ricordo. Quando ascoltiamo una parola nuova, l'orecchio trasforma il suono in impulsi elettrici diretti al cervello. Il cervello è in grado di apprendere perché le connessioni tra i neuroni sono tutt'altro che permanenti. È come se la materia grigia si ricablasse. I neuroni stabiliscono nuovi legami, formando connessioni sempre diverse. La struttura che permette la connessione delle cellule nervose si chiama sinapsi. Delle sostanze chimiche chiamate neurotrasmettitori colmano la distanza, permettendo all'impulso di continuare la catena. Le nuove connessioni formano una struttura unica al mondo, la memoria. L'apprendimento avviene grazie alle nuove connessioni tra i neuroni e viene rinforzato dalla ripetizione. Più efficace è il rinforzo, più è probabile che la nozione perduri nel tempo. Cosa significa la parola veterano? E quando a distanza di tempo ci verrà chiesto di richiamare quella nozione, si ricreerà la stessa connessione neuronale. E ricorderemo la risposta. Il cervello ha uno sviluppo molto rapido in questo periodo e stabilisce continuamente milioni di nuove sinapsi, rendendo questa età ideale per l'apprendimento. L'apprendimento può venire ovunque, tra i banchi di scuola, come nell'ambiente che ci circonda. Alla base dell'apprendimento c'è l'esperienza e spesso può trattarsi di un'esperienza sgradevole. L'uomo è programmato per sperimentare durante la fanciullezza, esponendo il corpo a vari rischi. Fortunatamente l'organismo è una macchina perfetta, capace di riparare i guasti subiti. Una sbucciatura è un'esperienza comune a tutti i bambini. Non appena l'epidermide si squarcia, i meccanismi di riparazione dell'organismo entrano in azione. I capillari si restringono, riducendosi di diametro e rallentando l'emorragia. Poi le piastrine, delle cellule specializzate nella cicatrizzazione, rendono il sangue della ferita denso e grumoso. Successivamente il grumo forma un blocco che tampona l'emorragia. Le nostre cellule si moltiplicano a velocità esponenziale, non solo per incrementare la massa cellulare dell'organismo, ma anche per sostituire il tessuto danneggiato con uno nuovo, più robusto e resistente. È
lo stesso processo che favorisce la cicatrizzazione. Ed è un processo talmente veloce a quest'età da non lasciare tracce visibili. La fanciullezza è l'età in cui allarghiamo i nostri orizzonti, interagendo ogni giorno con persone diverse. Ma l'aumento di relazioni sociali ci espone a un maggiore numero di infezioni. Fortunatamente, il nostro organismo dispone di un vero arsenale per difendersi dai germi. Le sopracciglia, le ciglia, i peli della cavità nasale e di quella auricolare catturano i batteri presenti nell'aria. Il sudore, le lacrime e il muco li espellono. E la pelle muta continuamente le cellule del suo strato superficiale, favorendo l'eliminazione dei batteri. La bocca è particolarmente vulnerabile. Degli studi recenti hanno dimostrato che gli agenti patogeni presenti nel cavo orale sono talmente potenti che, se raggiungessero gli organi interni, potrebbero rivelarsi fatali. Per sua fortuna, l'organismo ha un'arma segreta. La saliva contiene l'isozima, un enzima progettato per distruggere i batteri. Nonostante le dimensioni ridotte, le ghiandole salivari producono quasi 1,5 litri di saliva al giorno. Quando un agente patogeno come quello della varicella sfonda le difese esterne, il sistema immunitario deve reagire per prevenire l'aggravarsi dell'infezione. Migliaia di minuscoli virus viaggiano nel flusso sanguigno. Il virus aggredisce le cellule, moltiplicandosi in maniera esponenziale. La cellula infettata quindi si rompe, diffondendo ancor più agenti patogeni nell'organismo. Il sintomo più evidente della varicella è un'eruzione cutanea, accompagnata da un innalzamento della temperatura corporea. La febbre provocata dall'infezione è l'indizio di una reazione dell'organismo. Il calore rallenta la propagazione della malattia. I virus non si riproducono così facilmente ad alte temperature. Il sistema immunitario entra in funzione. I globuli bianchi si fissano sulle cellule malate e rilasciano proteine velenose, uccidendo la cellula, ma sterminando anche il virus. Le pustole e le cicatrici cutanee sono tutto ciò che resta della battaglia tra il sistema immunitario e la varicella. Ogni crosta contiene cellule morte e migliaia di virus annientati. Non sarà molto piacevole, ma contrarre le malattie esantematiche a quest'età contribuisce al corretto sviluppo del sistema immunitario. Il nostro organismo crea delle molecole atte a contrastare i virus, gli anticorpi. Prima potevamo contare solo sugli anticorpi del latte materno. Ora è il nostro organismo a produrli. Se contraiamo la stessa malattia a distanza di anni, gli anticorpi permettono all'organismo di riconoscere il virus all'istante.
I globuli bianchi lo annienteranno prima che possa svilupparsi. Ecco perché la fanciullezza è il periodo ideale per le vaccinazioni. I vaccini sono dosi innocue di determinati virus, tra cui quelli della rosolia, degli orecchioni o della poliomielite, e stimolano l'organismo a produrre anticorpi, simulando l'infezione. Dagli 11 anni in poi la fanciullezza volge al termine, il corpo è soggetto a cambiamenti rivoluzionari. Siamo alle soglie dell'età adulta, ma prima arriva la tempesta di ormoni, che è quella della pubertà. La pubertà non ha tempi precisi, può cominciare in qualunque momento, a seconda dello stile di vita e persino dell'alimentazione. Vediamo. Indipendentemente dal sesso, la pubertà parte dal cervello. Da una struttura del sistema nervoso centrale, l'ipotalamo, la stessa porzione che controlla la temperatura corporea. La pubertà ha inizio quando l'ipotalamo rilascia nel cervello una proteina ribattezzata chispeptina. La chispeptina innesca la secrezione di ormoni nel resto dell'organismo. E questo fenomeno stimola la maturazione degli organi riproduttivi. Per le ragazze è sinonimo di ovulazione. State assistendo per la prima volta ad un'immagine ad alta definizione delle ovaie, i due organi biancastri sul vostro teleschermo. Questo filmato unico al mondo, gentile concessione del Gold Coast Fertility Center, ci mostra qualcosa di incredibile. L'ovulo all'interno della membrana protettiva. Durante l'ovulazione la membrana si rompe e l'ovulo risale per le tube di Fallopio, dove verrà fecondato o espulso nel ciclo mestruale. Dall'inizio della pubertà l'ovulazione avviene una volta al mese, ma in questo periodo le ovaie assumono un ruolo altrettanto importante. Cominciano a rilasciare ormoni nel flusso sanguigno, tra cui gli estrogeni. Questi ormoni hanno un effetto dirompente sullo sviluppo fisico ed emotivo dell'individuo. Sia i ragazzi che le ragazze hanno un'accelerazione della crescita staturale. Ogni giorno che passa, lo specchio rimanda un'immagine nuova, più matura. Il corpo cambia e si fa irriconoscibile. Le ragazze diventano donne, i ragazzi uomini. Anche il cervello maschile secerne la chispeptina durante la pubertà. Il nuovo flusso di ormoni stimola nei testicoli la produzione di spermatozoi. I testicoli, inoltre, decuplicano la secrezione di testosterone, l'ormone che trasforma il ragazzo in un uomo. La laringe aumenta di volume e diventa sporgente. Le corde vocali si ispessiscono.
La voce vira verso i toni bassi e si fa più profonda. Il testosterone, inoltre, stimola la crescita dei peli e raddoppia la massa muscolare. Si tratta di cambiamenti evidenti, ma l'organismo subisce profonde trasformazioni anche al suo interno. Il sistema nervoso centrale subisce un ricablaggio radicale. Con una conseguente trasformazione dell'umore e della personalità. Entrambi i sessi vengono investiti da un torrente di emozioni nuove, ma una ha il sopravvento su tutte le altre. Per la prima volta sia i ragazzi che le ragazze provano un'attrazione reciproca. L'intero organismo è sopraffatto da un turbinio di sensazioni. Il battito cardiaco accelera, la pressione sale. Le labbra si ingrossano e le guance si imporporano. Sono le manifestazioni tipiche del desiderio sessuale. E talvolta il desiderio diventa un sentimento reciproco. Durante l'adolescenza si verifica un altro evento indimenticabile: il primo bacio. Nei suoi primi 20 anni di vita, il nostro corpo ha vissuto delle trasformazioni miracolose. Siamo 20 volte più alti che alla nascita, 21 volte più pesanti. Abbiamo digerito quasi 9 tonnellate di cibo. Il nostro cuore ha superato il miliardo di battiti. E i nostri polmoni hanno emesso 200 milioni di respiri. Finalmente siamo pronti, fisicamente e mentalmente, a diventare adulti. Da adolescenti a ventenni. La rapida crescita della fanciullezza e della pubertà cede il passo a una nuova fase della vita. L'età adulta. Tra i 20 e i 30 anni lo sviluppo fisico raggiunge il suo picco massimo. Le ossa, i muscoli, l'altezza, la struttura generale hanno raggiunto il loro punto di equilibrio. L'individuo smette di crescere, ma non di trasformarsi, perché dentro il corpo è tutto un formicolio di migliaia di miliardi di cellule che continuamente nascono e sostituiscono quelle che muoiono, rigenerando in permanenza l'organismo. Anche le cellule nervose, che non vengono sostituite come quelle della pelle, continuamente però ricostruiscono a livello molecolare la loro struttura attraverso il metabolismo. Quindi le varie parti del corpo hanno ritmi diversi, ma sostanzialmente ci ritroviamo con un corpo nuovo ogni 2 anni. Il corpo che avevamo 2 anni fa, compresi gli occhi, le mani, il cuore, il naso, eccetera, non esiste più, è finito nelle discariche. E anche per questo che cambiamo aspetto nel tempo. Alcuni tessuti si rigenerano più velocemente di altri. Ecco perché è necessario tagliare unghie e capelli periodicamente. I capelli sono costituiti da cellule morte cheratinizzate. Ogni capello si sviluppa da un follicolo radicato nel cuoio capelluto. Qui le cellule epiteliali modificate crescono e muoiono quando le nuove cellule le sospingono verso l'esterno. Sembra incredibile a dirsi, ma ogni anno sviluppiamo ben 11 km di peluria su tutta la superficie corporea. I capelli crescono indipendentemente dalla nostra volontà. Altre parti dell'organismo, invece,
sono parzialmente sotto controllo. Le scelte effettuate in questo periodo, come quella di fare esercizio fisico, influenzeranno il resto della nostra vita. L'attività fisica irrobustisce il cuore, il muscolo più affaticato dell'organismo. L'esercizio, inoltre, rende il cuore più efficiente. Ogni contrazione aumenta il pompaggio del sangue e il muscolo cardiaco può battere più lentamente. Lo stesso dicasi per i polmoni. L'attività fisica stimola la crescita dei capillari, determinando un maggior assorbimento di ossigeno ad ogni respiro. Tirando dei respiri più profondi, inoltre, contribuiamo al riempimento dei minuscoli alveoli polmonari. La superficie delle sacche alveolari è enorme. Se li stendessimo su un piano, coprirebbero l'area di un campo da tennis. L'allenamento contribuisce anche all'irrobustimento dello scheletro. Lo sforzo produce una pressione sullo scheletro che contribuisce alla rigenerazione delle fibre ossee. Delle cellule specializzate, gli osteoclasti, hanno la funzione di demolire l'osso danneggiato. Altre cellule, gli osteoblasti, provvedono alla sua ricostruzione. Il risultato è un osso più denso e robusto. Allo stesso tempo, anche i muscoli si rigenerano. Quella che vedete è una nuova tecnica che coniuga l'attacca ad alta risoluzione alle strumentazioni informatiche più all'avanguardia. È definita Volumedic e dimostra che i 650 muscoli scheletrici costituiscono un terzo del peso corporeo adulto. Il muscolo è costituito da un fascio fibroso. Un buon allenamento contribuisce alla separazione delle fibre. Quando le cellule provvedono alla riparazione dei danni, aggiungono altro tessuto muscolare. I muscoli ricrescono più forti e consistenti grazie a delle scelte individuali. Purtroppo però alcune scelte si rivelano meno oculate. Alcune scelte espongono l'organismo a dei rischi cui nemmeno le cellule più giovani possono porre rimedio. Le feste fanno parte integrante della vita di un ventenne. Tutti sappiamo che il fumo danneggia i polmoni, ma il fumo non è certo l'unico rischio. Dal momento in cui veniamo al mondo, l'orecchio viene gradualmente danneggiato dai rumori forti. Il problema si annida nelle profondità del cavo auricolare, oltre gli ossicini, all'interno della coclea. Questi minuscoli peli, le stereociglia, trasformano il suono in impulsi nervosi, ma sono estremamente fragili. I rumori forti distruggono queste cellule insostituibili. Le ciglia, che reagiscono alle frequenze alte, sono le più colpite. Probabilmente perché l'alternanza tra bassi e acuti ne scuote le radici con maggiore violenza.
l'effetto è impercettibile. Ma la gamma di frequenze del nostro udito comincia ad invecchiare. Un'altra fonte di rischio è l'alcol. Nonostante le bevute in compagnia rientrino nel processo di integrazione sociale, l'alcol è un veleno. Assorbito nel flusso sanguigno, provoca effetti deleteri sugli organi e sullo stato mentale. Pochi bicchieri determinano un aumento della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna. Aiutano a rilassarsi e a perdere le inibizioni e la coordinazione articolare. Queste sensazioni sono il risultato di alcune reazioni chimiche a livello cerebrale, specie nel cervelletto, la regione del cervello cui sono affidati la coordinazione motoria e l'equilibrio. L'alcol provoca uno squilibrio chimico dei neuroni. Alcune sinapsi accelerano la loro attività ricettiva, mentre altre si bloccano del tutto. E più beviamo, più le sinapsi vengono compromesse. L'alcol inoltre convince il cervello di aver ingerito troppi liquidi. E intensifica l'attività renale, portando all'espulsione di liquidi preziosi nelle urine. Al momento non avvertiamo la disidratazione, ma domani sarà tutta un'altra storia. Dopo una festa, a riparare i danni è il fegato, il centro di controllo biochimico dell'organismo. Svolge più di 500 funzioni. E tra queste, quella di convertire i veleni in sostanze innocue. Uno di questi veleni è l'alcol. Il processo richiede molta acqua e al fegato non importa granché la sua provenienza. Il cervello è costituito per il 75% da acqua. Quando il fegato ha bisogno di acqua, è il cervello quindi a pagarne le conseguenze. L'acqua e i minerali essenziali vengono assorbiti dal fegato e il cervello si restringe all'interno della scatola cranica. Si tratta in questo caso di un particolare tipo di mal di testa, i postumi della sbronza. Il rimedio migliore? Bere molta acqua. Il tempo passa e impariamo a conoscere i nostri limiti. Nuove sfide si presentano all'orizzonte. È arrivato il momento di trovare l'amore e mettere al mondo dei bambini. Molti incontrano il loro futuro partner in ambiente lavorativo. Si pensa che l'attrazione sia sociale o fisica, ma gran parte delle sue caratteristiche è di natura biologica. Usiamo la vista per scegliere il nostro compagno. Ma l'aspetto non è tutto. L'attrazione deve molto all'olfatto. All'interno delle cavità nasali, i nervi olfattivi non si limitano a registrare gli odori. Rilevano anche delle sostanze chimiche non avvertite dall'olfatto, i feromoni, dei messaggeri in odori presenti nel sudore. I feromoni sono molto più di un profumo naturale, perché trasmettono informazioni dettagliate sulla nostra salute genetica e sulla nostra capacità di resistere alle malattie. Il cervello capta questi segnali
e contribuisce alla scelta di un partner con un buon corredo genetico. Ma l'amore riguarda non solo le emozioni, ma anche la chimica. Quando scegliamo il nostro compagno, riversiamo adrenalina nel sangue, il cuore batte forte, non riusciamo a dormire. E quando subentrano l'intimità e il coinvolgimento, un altro ormone fa la sua comparsa. Il cervello rilascia la dopamina, l'ormone della felicità. Più potente della cocaina, provoca euforia, dà dipendenza e induce un desiderio costante. Dopo un po' di tempo passato insieme al partner, cominciamo a pensare al coronamento dell'amore. L'impegno, il matrimonio e i bambini. L'amore a livello chimico ed emotivo vince sul tempo. La speranza è che la relazione duri tutta la vita. E persino il processo dei legami a lunga scadenza è di tipo chimico. Il sesso non è finalizzato solo alla procreazione e allo svago. Serve a rinforzare il legame tra i due amanti. Durante l'orgasmo, le ghiandole pituitarie dell'uomo e della donna rilasciano ossitocina, il cosiddetto ormone dell'amore. È lo stesso ormone che lega la madre al neonato. Più attività sessuale svolgiamo e più ossitocina produciamo, più forte diventa il legame di coppia. Alcuni antropologi sostengono che l'ossitocina sia il sistema messo a punto dall'evoluzione per creare un forte legame di coppia proprio al momento della procreazione. E il momento della procreazione è arrivato. L'ovulo, la cellula più grande del corpo umano, matura e si stacca dalle ovaie, partendo per un viaggio che darà origine alla vita. Se gli ovuli in precedenza venivano espulsi con il ciclo mestruale, questo è destinato a diventare un bambino. Milioni di spermatozoi, le cellule più piccole dell'organismo, si introducono nella vagina durante l'eiaculazione. Li attende un viaggio a dir poco difficoltoso. Innanzitutto devono sopravvivere nell'ambiente ostile della vagina, che secerne sostanze acide per prevenire le infezioni, ma allo stesso tempo annienta gli spermatozoi. Molti spermatozoi muoiono prima di raggiungere il collo dell'utero. Gli spermatozoi sopravvissuti si fanno strada nell'utero e nelle tube di Fallopio. Le contrazioni muscolari delle pareti delle tube sospingono gli spermatozoi verso l'ovulo. Solo poche centinaia di spermatozoi raggiungono questo traguardo, ma uno solo avrà la fortuna di fecondare l'ovulo.
Qui vige la legge del più forte. Solo lo spermatozoo più resistente, quello col miglior corredo genetico, sopravviverà per tramandare i suoi geni. Al momento non abbiamo alcun segnale evidente di ciò che è accaduto. Non abbiamo idea che sta per cominciare un nuovo capitolo della nostra vita. Nelle prossime 40 settimane, una cellula si trasformerà in un bambino. Il sintomo più evidente spesso è un malore mattutino. Nessuno sa con certezza cosa provochi la nausea. Ma secondo alcuni studiosi è una maniera di proteggere il feto dalle tossine presenti nel cibo, che potrebbero danneggiare i minuscoli organi in questa fase cruciale del loro sviluppo. Secondo un'altra teoria, la nausea è un effetto collaterale del sistema immunitario materno, che si indebolisce per non attaccare l'embrione. Il feto è un parassita a tutti gli effetti, che indebolisce la madre assorbendo le energie necessarie al suo sviluppo organico e sfrutta una fonte di sostentamento unica al mondo, la placenta. Attraverso questa membrana, l'organismo materno cede le sostanze nutritive al sangue del feto. Grazie alla nutrizione costante, il feto acquista 850 grammi nelle prime 10 settimane e l'utero aumenta di 1000 volte la sua capacità originaria per contenerlo. Questa dilatazione va affrontata correttamente e l'organismo della madre deve crearsi un equilibrio interno. Questa donna non è incinta e i suoi organi dispongono di tutto lo spazio necessario. Durante la gravidanza, invece, gli stessi organi subiscono una compressione verso la schiena o vengono sospinti verso il torace. Non solo gli organi sono schiacciati, ma sono ora costretti a lavorare per due. Il cuore e i polmoni devono affrontare uno sforzo mai sperimentato prima d'ora. Per economizzare lo spazio, i muscoli e i tendini della colonna vertebrale si rilassano, determinando una curvatura maggiore della schiena. Anche lo stomaco è compresso ed effettua una rotazione di 45 gradi. Può ricevere solo piccole quantità di cibo e bevande, ma allo stesso tempo il feto diventa sempre più esigente. Alla fine, dopo 9 mesi, arriva il momento di partorire. Mettere al mondo un bambino di 3 kg non è un'impresa delle più facili. Il rilassamento dei tendini permette la dilatazione dell'utero, ma nonostante ciò il parto resta un momento difficile. Grazie alla tecnica Volumedic, assistiamo al percorso claustrofobico che dovrà compiere il feto, con una curvatura che aggira il coccige. A volte possono sorgere delle complicazioni e l'unica alternativa per garantire la sicurezza della madre e del bambino è un parto cesareo.
Dalla nascita siamo giunti alla procreazione. Allevare un bambino produce una forte dose di stress, sia fisico che emotivo. La nostra vita cambia per sempre. I 20 anni sono ormai lontani e il nostro organismo si trova ad affrontare un nuovo periodo di cambiamenti, col sopraggiungere del processo di invecchiamento. La storia del ciclo vitale continua. Dai primi anni dell'età adulta alle gioie della maternità. I figli crescono e il nostro corpo continua a cambiare. L'organismo sta per affrontare una nuova sfida. In questa fase della vita il corpo ha raggiunto la piena maturità. Doors closing. L'invecchiamento è un processo lento, ma a 40 anni se ne notano i segni più evidenti. Il corpo cambia e comincia a mostrare la sua età. L'effetto accumulativo di anni di esposizione al sole causa i primi sintomi. La pelle si raggrinzisce. Dalla nascita, la pelle si rigenera ad una velocità prodigiosa. L'organismo è in grado di produrre 40.000 nuove cellule epiteliali al minuto, per sostituire le cellule morte che la pelle perde costantemente. All'età di 45 anni, l'organismo ha prodotto più di 180 kg di cellule morte. Le cellule epiteliali non vivono più di un mese, persino durante la maturità. Le rughe non sono causate da un danno cellulare. Il problema risiede nella sostanza che contribuisce a compattarle, il collagene. I raggi ultravioletti innescano una reazione molecolare a catena che deteriora il collagene. Le fibre si assottigliano e si rompono. La pelle matura perde la sua elasticità, diventa cadente e rugosa. Anche la vista è soggetta a dei cambiamenti. Fino a pochi anni fa gli occhiali non erano necessari. Il problema risiede nel cristallino. Le cellule del cristallino, insieme a quelle cardiache e gran parte di quelle cerebrali, sono particelle insostituibili. Sono le stesse identiche cellule che avevamo alla nascita. Con l'invecchiamento, il cristallino si irrigidisce gradualmente e non mette più a fuoco come un tempo. Anche l'occhio comincia a disidratarsi. L'organismo crea una pellicola che lubrifica l'occhio. Ma in fase di invecchiamento ne produce in quantità minore. E lo stesso accade per la lacrimazione. Anche il corpo cambia. La semplice attività fisica non basta a rimanere in forma. A 20 anni era facile restare snelli. Potevamo mangiare ed eccedere in tutto. Ora il metabolismo non è più lo stesso. È molto più facile prendere peso. La spiegazione di questo fenomeno è nel sangue. Durante la maturità, i livelli di estrogeno, testosterone e degli ormoni della crescita hanno un brusco calo. Di conseguenza, il corpo comincia a perdere massa muscolare. 3 kg ogni 10 anni durante l'età adulta. Ciò influisce sulla velocità del metabolismo.
La diminuzione della massa muscolare porta a bruciare meno calorie. Se continuiamo a mangiare ai ritmi di un tempo, il surplus di cibo si trasforma in grasso. Le donne tendono ad accumulare grasso sui fianchi, una maniera di fornire ulteriori riserve di energie durante la gravidanza. Negli uomini invece il grasso tende a depositarsi in una zona diversa, l'addome. Il grasso addominale serve a produrre un veloce rilascio di energia, che contribuiva a sostenere i nostri antenati durante le battute di caccia. L'abilità dell'organismo di metabolizzare i grassi rallenta con gli anni. È un processo che avviene a livello cellulare. All'interno di ogni cellula ci sono delle minuscole strutture chiamate mitocondri, che rappresentano l'impianto energetico del nostro organismo e coniugano i nutrienti derivati dal cibo e l'ossigeno prodotto dai polmoni per produrre energia. Quando invecchiamo, il numero di mitocondri diminuisce e insieme la capacità di metabolizzare efficacemente i lipidi. Talvolta un eccessivo apporto calorico e il calo metabolico rappresentano un binomio letale. Il grasso in eccesso non causa solo un appesantimento a livello fisico, ma riempie ogni cavità del nostro organismo. Per la prima volta state assistendo ad un'endoscopia ad altissima definizione. La sonda inserita nell'ombelico rivela la consistenza dei cumuli adiposi sulle pareti esterne dell'addome. L'intestino è soffocato dai depositi gialli di grasso. L'adipe si insinua nelle cavità più profonde dell'organismo, persino nei vasi sanguigni. Gli accumuli di grasso si depositano sulle loro pareti, restringendone il diametro. Il cuore deve compiere uno sforzo non indifferente per pompare il sangue nei vasi sanguigni. In casi estremi, possono risultare completamente ostruiti. E se il grasso arriva ad ostruire le arterie che convogliano il sangue al cuore, il risultato potrebbe rivelarsi fatale. I muscoli cardiaci perdono l'apporto di ossigeno e sostanze nutritive e rischiano di contrarsi. È così che si verifica l'infarto. I disturbi cardiaci sono i killer più letali del mondo occidentale. Superata la soglia dei 50, il metabolismo rallenta, ma il nostro stile di vita procede invariato. I ragazzi crescono, il lavoro diventa competitivo e la situazione può determinare l'insorgere di un nuovo rischio, lo stress. I sintomi dello stress sono facilmente riconoscibili. Mani sudate, fiato corto e senso di vertigini. Ma il danno più grave è prodotto all'interno del nostro organismo. Quando siamo sotto stress, l'organismo reagisce istintivamente attivando il meccanismo lotta o scappa. Le ghiandole surrenali riversano adrenalina e cortisolo nel flusso sanguigno. Ciò provoca una reazione muscolare, una costrizione delle arterie, un aumento della frequenza cardiaca e della pressione del sangue. Il riflesso lotta o scappa si attivava in tempi antichi per difendersi dagli attacchi dei predatori. Ma non possiamo sfuggire al predatore dei tempi moderni.
l'incessante pressione derivata dalle responsabilità e il nostro organismo non ha tregua. L'innesco costante della modalità di difesa può rivelarsi fatale per il nostro organismo. Lo stress può causare danni irreparabili al sistema cardiovascolare, accelerando l'invecchiamento dei vasi sanguigni. L'aumento della pressione sanguigna danneggia le cellule delle pareti arteriose, che si irrigidiscono e si assottigliano. Specie nell'arteria più importante dell'organismo, l'aorta. L'irrigidimento delle pareti arteriose provoca un restringimento del flusso sanguigno. La pressione sale e il cuore si affatica. È un circolo vizioso. Più stress sopportiamo, più danneggiamo i vasi sanguigni. E più i vasi sanguigni perdono efficienza, meno siamo in grado di contrastare lo stress. Se lo stress diventa incontrollato, può determinarsi un ingrossamento cardiaco, perché il cuore fa fatica a pompare il sangue nei vasi sanguigni, più stretti e meno elastici. L'aumento della pressione, inoltre, può provocare la rottura dei vasi sanguigni a livello cerebrale, causando un ictus. Molti imparano a gestire lo stress, ma per le donne cinquantenni il problema è aggravato da un altro fattore. La menopausa. Durante la menopausa le ovaie diventano improduttive e interrompono il rilascio degli ormoni sessuali, l'estrogeno e il progesterone. Il ciclo riproduttivo della donna volge al termine. Il calo della produzione ormonale influenza l'equilibrio di quelle regioni del cervello da cui dipendono l'umore, il sonno e il controllo della temperatura corporea. Quando l'ipotalamo va in tilt, si verificano le vampate, dei momenti in cui l'organismo non riesce a impostare correttamente la sua temperatura. Gli effetti sono riscontrabili non solo a livello cerebrale, ma anche le ossa e i tessuti muscolari si indeboliscono. Il corpo femminile passa una vita intera ad abituarsi agli ormoni e all'improvviso questi le vengono a mancare. Il processo di invecchiamento accelera. Quando i figli vanno a vivere per conto proprio e arriva l'età della pensione, l'organismo entra in una nuova fase del suo ciclo vitale. Stiamo parlando della vecchiaia. Nell'arco di 70 anni il neonato si è trasformato prima in un adolescente, poi in un adulto e a un certo punto da figlio è diventato genitore e poi nonno. Il processo di invecchiamento è cominciato lentamente, quasi impercettibilmente, perché quando al mattino ci guardiamo allo specchio abbiamo l'impressione che niente sia cambiato, che il viso sia sempre lo stesso. Ma se lo guardiamo attraverso una fotografia, per esempio, di 10, 20 o 30 anni prima, ci rendiamo conto del cambiamento. Per il corpo vale la stessa cosa. Tutti gli organi interni sono sempre al loro posto, ma nell'arco dei decenni anche loro cambiano fisionomia, per così dire. Il sistema gira meno velocemente e anche i cinque sensi cominciano a perdere sensibilità. L'orecchio perde i sensori presenti nella coclea fin dalla nascita.
ora le frequenze basse diventano molto spesso inudibili. I cuscinetti lubrificanti posti tra gli ossicini del timpano si irrigidiscono e a poco si bloccano. Ecco da cosa dipendono i problemi d'udito. La vista continua a peggiorare. Il cristallino diventa sempre meno flessibile e cambia colore. Da celeste degrada verso un marrone giallastro. Il risultato di anni di esposizione ai raggi ultravioletti. Molti non si accorgeranno mai di questo cambiamento, perché il cervello fa di tutto per attenuare lo scompenso. L'invecchiamento produce effetti dirompenti anche sul nostro scheletro. Molti soggetti sono a rischio di osteoporosi. Le cellule lavorano ancora incessantemente per favorire il ricambio osseo. Ma l'invecchiamento ne altera l'equilibrio. Gli osteoclasti demoliscono le ossa prima che gli osteoblasti procedano alla loro ricostruzione. Di conseguenza la fibra ossea si decalcifica e diventa più fragile. E lo scheletro comincia a sgretolarsi. Ogni frattura si trasforma in un pericolo grave. Il fenomeno si verifica in entrambi i sessi, ma i cambiamenti ormonali della menopausa contribuiscono ad accelerarlo. L'invecchiamento è uno dei grandi misteri della vita. Perché il nostro aspetto cambia così radicalmente tra i 40 e i 70 anni? Non è solo un deterioramento fisico, ma un processo che coinvolge tutte le cellule del nostro organismo. Ogni giorno le cellule avviano un processo di clonazione infinito, copiando anche il corredo genetico che ci caratterizza. Quando le cellule vecchie muoiono, le nuove prendono il loro posto. Il problema è che non si tratta di un sistema di clonazione perfetto. Tutte le imperfezioni presenti nel DNA vengono replicate. Durante il ciclo vitale, l'organismo clona talmente tante volte le cellule che persino i più piccoli errori si ingigantiscono col tempo. Basti pensare alla fotocopiatrice. Le copie delle copie perdono gradualmente risoluzione. Dalla nascita abbiamo sostituito le ossa facciali una volta ogni 2 anni. Il volto di un settantenne è la 35esima copia del suo volto di bambino. Le imperfezioni si intensificano ad ogni copia. Ed è per questo che durante la vecchiaia il volto assume tratti completamente diversi. Un'altra causa dell'invecchiamento è proprio nell'aria che respiriamo. Lo
L'ossigeno è necessario alla sopravvivenza, ma nel corso del ciclo vitale ci avvelena inesorabilmente. All'interno delle cellule, i mitocondri hanno la funzione di piccoli impianti energetici che creano una perfetta sintesi tra ossigeno e nutrienti. Producono energia indispensabile, ma come tutti gli impianti energetici, emettono scorie inquinanti. Nel nostro caso, l'agente inquinante è proprio una variante dell'ossigeno. Le molecole di ossigeno si trasformano in particelle instabili chiamate radicali liberi. Nel corso della vita, i radicali liberi soffocano lentamente i mitocondri, danneggiando le cellule. Le cellule, e di conseguenza il DNA, perdono efficienza e non riescono più a replicarsi. L'organismo non è più in grado di riparare gli organi interni, che alla fine cedono. Oggi qualcuno propone di vincere la morte con nuove tecniche miracolose. Una c'è già, ma non funziona, ed è quella di congelare il corpo e conservarlo a bassissime temperature, come in un freezer, in attesa che la scienza medica trovi un giorno il modo di riportarlo in vita e di guarire le sue malattie. E il fatto è che gli aghi di ghiaccio nel frattempo avranno spappolato tutte le sue cellule e non sarà più possibile riparare i danni. Molto più semplice allora sarebbe ricostruire completamente il corpo partendo da una singola cellula, cosa che è stata fatta con molti mammiferi già attraverso la clonazione. Certamente si potrà fare tra breve anche con l'uomo. A parte i vari divieti etici e legali, da tale operazione verrebbe fuori però un neonato, cioè un essere completamente vergine dal punto di vista cerebrale, senza alcun ricordo della vita precedente. È come se nascesse un'altra persona. Insomma, comunque la si rigiri, la morte, almeno per ora, sembra una cosa difficilmente eludibile. Un paio di cose interessanti però, perché comunque la durata della vita si allunga sempre più, la medicina ci permette di essere molto più a lungo in buona salute. E l'altra cosa interessante è che in un certo senso si continua a vivere mentalmente nel ricordo delle persone care e anche fisicamente nel DNA dei figli e in definitiva anche nelle opere che si sono compiute, ricordandosi che essere vissuti è stata una straordinaria vincita alla lotteria, un numero vincente che ci ha consentito di soggiornare qui sulla Terra, è una fortuna che va quindi vissuta pienamente ogni giorno. Ci vediamo la prossima volta.